Perché aspettare ancora? Ad ogni modo devo andarmene e preferisco partire domani. Imparerò a vivere senza vederti, Marta. Ciao, sono tornata dal lavoro. Mocha mi ha detto che eri qui. Marta è andata con il dottor Ortiz a quella scuola? Sì, oggi inizierà il corso. Vuoi pranzare con me? No, grazie, Celia, grazie. Non posso accettare. Ti vedo triste, è successo qualcosa? Domani me ne vado. È la cosa migliore, no? Che cosa farò ora? Vivrai. Cerca di dimenticare il passato. È una situazione assurda, Celia. Io amo Marta, tu ami me. E questo non è giusto. Ernesto, senti, io stessa ti ho chiesto di partire, però ora che stai per farlo non voglio, ho paura. Perché non rimani? Non tenti di... Devo partire, Celia. E mi lasci così? Perché non ti accorgi che ci sono anch'io? Non partire, per favore, Ernesto, non lasciarmi. Per favore. Più tardi verrò a salutare Marta. Sono contentissima. Sono stati tutti molto buoni con me. Così dolci, così gentili, così disponibili. Non avevo mai sentito tanto calore umano come stamattina. I miei compagni di scuola, che bello. Sono davvero felice. Mi fa piacere. Spero che ti sia trovata bene, che ti sia ambientata. Sì. Beh, l'unica persona che mi spaventa è il professore. Io? Perché? Beh, perché, Dio mio, quando fa la lezione si trasforma, è come... è molto cattivo, severo. Diventa un maestro, è tutto qui. Ti avevo avvertito. Il corso per me è sacro. Fuori di lì io sono un amico, però. Ma all'interno della scuola sono il maestro. È tutto qui. La cosa più importante, secondo me, è che oggi ti ho visto ridere apertamente, come prima. Quando io non ti conoscevo bene e ti vedevo di sfuggita qualche volta in ospedale al braccio del dottor Galvani. Ah, sto bene, sono piena di entusiasmo. Sono felice. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sento me stessa. Grazie, Guillermo. Professore. Grazie. Vi lascio, devo tornare al lavoro. Non credo che Marta tarderà molto. Spero di rivedervi presto. Buonasera. Grazie, Celia. Arrivederci. Mi fa piacere che tu sia amica di Marta, perché è una ragazza buona, la stimo molto. Non c'è bisogno che te lo dica, vero? Sai quello che sento per te, Maria Antonietta? Dico sul serio. Ho alle spalle un matrimonio fallito e questo chissà ti avrà spaventato all'inizio. Inoltre sei una ragazza molto giovane, ma io non cerco un'avventura. Cerco una compagna, una donna, un'amica, una moglie. Vuoi sposarmi, Maria Antonietta? Ho aspettato tanto questo momento. A volte avevo paura. Tu sei tanto buono con me. Mi fai sentire diversa. Mi fai sentire donna. Allora? Sì. Sì, voglio sposarmi con te. Grazie. Maria Antonietta, dottor Lopez. Ciao. Moncia mi ha detto che eravate qui. Come va? Molto bene. Sono contenta perché sto vivendo un'esperienza meravigliosa, stupenda. Ho incontrato della gente che, beh, è indescrivibile. Non è vero? Sì, è che così. Bello, Marta. Veramente anche noi abbiamo una bella notizia da darti. Ah, sì? E quale? Te la dirà Maria Antonietta. Avanti. Noi due ci sposiamo. Oh. No. Maria Antonietta, vieni qui, abbracciami. È la notizia più bella che potevate darmi.
perché il dottor Lopez è un uomo meraviglioso. È incredibile. Grazie. Grazie, vieni, Marta, nella mia stanza, devi raccontarmi tutto, tutti i particolari. Sì. Con permesso, vieni. Ciao, Marta. Con permesso. Sì, prego. Che bello. Così si sposa, collega. Sì. E sinceramente mi sento come un ragazzo. Congratulazioni. Spero che Marta capisca un giorno quanto la amo e quanto la desidero. E soprattutto quanto ho bisogno di lei. Spero che un giorno anche lei potrà dirmi che accetta di sposarsi con me. Lo ami molto, eh? Sì, molto. Non so quando mi sono innamorata di lui. Mi ha conquistato poco a poco. È tanto buono. Ah, magnifico. Sono contenta per voi e so che sarete molto felici. Spero che anche tu lo sarai un giorno. E chi lo sa? Il telefono. No, rispondo io. Devo mettere in pratica le lezioni anche qui, non solo a scuola. Fa attenzione. Sì. Ecco. Pronto? Famiglia Galvan? Sì, chi è? Vorrei parlare con Marta, per favore. Sì, sono io. Chi è? Elsa. Ah, ciao, come stai? Bene, sono contenta, perché Carlos e io ci sposiamo. Che splendida notizia, che bello. Tanti auguri. Per questo ti ho telefonato, Marta, per invitarti. Perché sinceramente mi farebbe molto piacere se tu venissi al mio matrimonio. Mi sposo sabato. Sì, non preoccuparti, non mancherò. Grazie per l'invito, Elsa. E salutami Carlos, d'accordo? Fagli tanti auguri da parte mia. Ciao. Bene, pare che tutti abbiano deciso di sposarsi. Che bello. Sabato si sposano Elsa e Carlos. Sai, mi ha chiamata per invitarmi. Hanno invitato anche me. Ci sarà tutto l'ospedale stavolta. Ah, che bello, non è vero? Ah, poi toccherà a te, Maria. Finalmente avrai una tua casa, una tua famiglia, i tuoi figli. Deve essere meraviglioso. Deve essere bello incontrare un uomo che ti ama davvero. Non essere triste. No, Maria, no. Non sono triste, ti giuro di no. Oggi è un giorno speciale per me. Oggi ho iniziato una nuova vita. E così Elsa è riuscita a spuntarla. Ti ha messo il cappio al collo e non ti ha più lasciato. Sì, Riccardo. Mi tengo il cappio senza pensarci due volte. Perché se non la sposo ora, rischio davvero di perderla. Come? Non si sente bene. Rischi che cosa? Una morte violenta. Non dirmi che non puoi venire. No, certo che vengo. Non mi perderei questo spettacolo per niente al mondo. Sabato sarò lì, davanti alla chiesa. Il primo ad arrivare sarò io, Carlos. Voglio vedere quando ti deciderai tu a sposarti. È molto difficile. Senti, Carlos, ti lascio. Ho finito i gettoni, purtroppo. Bene, allora ci vediamo sabato. Tanti auguri, collega. Ti auguro di vero cuore di essere felice. Allora te ne vai domani? Perché così all'improvviso? Perché voglio partire, Marta. Perché io non ce la faccio più a vederti, capisci? Devo imparare a vivere senza di te. Perdonami, Ernesto. Tu sei mio amico, mio fratello. Una delle persone che più ammiro a questo mondo. Che cosa posso fare di me? Perdonami. Perdonami per non averti amato, perché tu meriti che una donna ti ami con tutta se stessa. Marta. Marta. Addio, Marta. Abbi cura di te. Addio. Non serbarmi rancore. È così difficile per me separarmi da te. Non ti dimenticherò mai. Nemmeno io.
Addio, amore mio. Addio. Angel, per favore. Sì, professoressa. Vieni alla mappa. Bene. Indicami su quella mappa dove si trova il Venezuela. Qui c'è il Venezuela. Sì, signore, è proprio lì. Molto bene. Molto bene, Angel. Ragazzi, il professor Ordones è una gentile ospite. Buongiorno. 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 Sedetevi, per favore. Professoressa Sarita, ragazzi di questa classe, vi ho portato una nuova compagna. Si tratta della signorina Marta Galvan. Cieca come tutti noi in conseguenza di un incidente. Da oggi sarà la vostra nuova compagna. Non le date il benvenuto? Benvenuta, benvenuta Marta. Grazie, grazie. Spero di essere una buona allieva. Molto piacere, professoressa. Piacere mio, Marta. Bene, ti lascio, Marta. Quando finite, l'accompagni nel mio ufficio. Mi raccomando, la tratti bene. Non si preoccupi, professore. Con permesso, con permesso. Potete sedervi. Siediti, Angel. Questo sarà il tuo posto durante le lezioni. Anita, vuoi venire a conoscere Marta? Sì, professoressa. È un vero piacere. Molto bene. Continua a sinistra. Ciao, Marta. Ciao, Anita. Ciao a tutti. Ciao, Marta. Ciao. Ciao, Marta. Sono sicura di incontrarlo al matrimonio di Elsa. Ma voglio che soffra lui stavolta, così imparerà. Gliela farò pagare cara. È appena arrivato il tuo dottorino, Giulia. Ah, ma come sei gentile, eh? Perché lo chiami così? Il mio dottorino, che cosa ti ha fatto? Io non lo posso sopportare. E io non sono un ipocrita. Lo vedo sempre tutto rigido, come se avesse ingoiato una stampella. E con quel sorrisetto, non sai mai che cosa pensa. Avanti, mamma. Sei soltanto prevenuta nei suoi confronti, perché lui è una gran brava persona. Secondo me, tu sei diventata pazza, figlia mia. Ah, per favore, non ricominciamo con la solita predica. Ormai sono una donna matura e so quello che mi conviene e quello che non mi conviene. Ti giuro che tra me e Augustin non c'è niente, siamo solo amici, è la verità. Sì, certo, sì, va bene. Ora sbrigati, perché tuo padre si è chiuso a parlare con lui nel suo ufficio. Ah, santo cielo. Ho detto mille volte a papà di non intromettersi, ma perché è così ostinato? E perché non deve intromettersi? A volte hai delle pretese assurde, Giulia. Mamma, per favore, non cominciare, ti prego. Avverti Augustin che sto arrivando. Si diverte a fare la chioccia. Non capisce che sono diventata grande. Senta, dottor Fajardo, non so che cosa sta cercando o perché è così attaccato alla mia bambina. Quando sa benissimo che è fidanzata e che sta per sposarsi. O forse pensa che non sia una ragazza seria.
Mi creda, l'unico rapporto che esiste tra me e Giulia è l'amicizia. E lei non si è mai lasciata corteggiare, glielo assicuro. Sua figlia mi piace. E penso che Riccardo Contreras non sia l'uomo adatto a lei. Ah, e così ha pensato... Questa è la mia opportunità di conquistare la donna che mi piace. Dice che Riccardo non è adatto a mia figlia? E lei come fa a saperlo? Vede, perché lo conosco. Siamo stati compagni di scuola e abbiamo lavorato insieme in ospedale. E tutti quanti sanno che è un pazzo, un irresponsabile e uno sciocco. Ma anche io lo conosco. E come continuo a credere nella mia squadra di baseball nonostante abbia fatto un campionato molto discutibile, credo ancora in Riccardo. Invece, io non conosco affatto lei. Beh, questo non è un problema. Io sono disposto a farmi conoscere. Non mi interessa. Mi dispiace, però io sono molto ostinato e non mi lascio influenzare tanto facilmente. Bene, mi rendo conto che lei ha ogni diritto di sapere che cosa succede a sua figlia. Però le mie intenzioni sono serie. Io non cerco un'avventura. Ci mancherebbe altro. Perché in questo caso se ne pentirebbe amaramente. Senta, voglio che lei si metta in testa, che sappia che questa è una famiglia onesta e mia figlia è una ragazza molto seria. Certo, non ho intenzione di mancarle di rispetto. Glielo dico per correttezza. Così sa quello che l'aspetta. Senta, per me mia figlia è sempre una bambina, anche se ormai è una donna. E deve obbedirmi. Sì. Pretendo di conoscere tutta la gente che frequenta, sia uomini che donne. Se le do il permesso questa volta per andare a questo matrimonio, è perché non deve pensare che io sono un vecchio retrogrado. E poi voglio che impari a fare paragoni. Per capire quello che le conviene. Però mi raccomando, dottore, non faccia sciocchezze, capito? Se manca di rispetto a mia figlia, la butto fuori da quella porta. Fuori! Arrivederci e buon divertimento. Buonanotte. Dio mio, Giulia. Sei? Sì, sono io. È partito, guarda, è partito. Mi sento morire. Non so come potrò vivere senza di lui. Non dire così. Vedrai che ritornerà. È probabile. O potrebbe decidere di restare là. E anche se tornasse, non ho speranze con Ernesto, Marta. È come se all'improvviso fossi diventata cieca come te. Celia, mi sento come se stessi sprofondando nel vuoto, nel nulla. Come se anch'io vivessi nell'oscurità. Non parlare così. Io sono cieca e ho perso l'unico uomo che amavo. Però dobbiamo andare avanti, vivere. Anche se siamo sole, noi dobbiamo vivere. Io lo amo. E vivere senza vederlo sarà molto duro, Marta. Coraggio. Sarà meno duro se cerchi di reagire, credimi. Se lui non chiamasse, Marta, sarebbe tutto diverso, sai? Senti, smetterà di amarmi, vedrai. Ora che andrà all'estero, si renderà conto che l'unica cosa che lo unisce a me è la forza dell'abitudine e nient'altro. Non essere triste. Guarda, non sto piangendo, non dobbiamo piangere. E quando ritornerà, sarà tutto diverso. Potrebbe anche sposarsi, Marta. Dio mio, per favore. Perché sei tanto pessimista, Celia? Io lo so, Marta. Ernesto non mi amerà mai. Io non gli piaccio. Sono innamorata senza speranze. Per favore, Celia. Celia, una telefonata per te. Chi è? Non ho capito bene, mi dispiace. Non so, Alberto, Beto. Digli che non ci sono. Ma gli ho già detto che eri in casa. Hai fatto male. Non voglio parlare con lui, Moggia. Celia, non è il fratello di Riccardo? Sì, mi chiama tutti i giorni, come noioso.
Perché lo tratti così, poverino? Vedo, è un ragazzo molto giovane. Può essere una compagnia, un buon amico per te. Digli che arrivo subito, grazie. Va bene. Vado a rispondere. Però non sarà mai un mio amico, né un mio corteggiatore, Marta. Non posso pensare a un altro uomo che non sia Ernesto. E io a un altro che non sia Riccardo.